Prelive. Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati al nuovo appuntamento di Firrus TV con le notizie più chiacchierate, curiose e condivise sui social, Scoop, in onda il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle 17. Insieme commenteremo notizie di cronaca, cinema, cultura, arte e gossip e tutto ciò che fa Scoop. Iniziamo con la prima notizia di oggi parlando di Meghan Markle e del principe Harry. Diciamo che continuano i botta e risposta tra Buckingham Palace e Los Angeles dopo la messa in onda della storica intervista con Oprah da parte di Meghan Markle e principe Harry. Dopo le accuse della principessa barattrice di razzismo da parte dei membri non ben identificati della famiglia reale ai danni del loro primogenito Archie, Meghan confessa addirittura di aver pensato al suicidio durante il suo soggiorno tra le mura dei palazzi reali. Un tasto particolarmente dolente per quello della famiglia, che può riportare subito gli anni bui in ricordo del matrimonio di Lady Diana e del principe Carlo. D'altro canto, Buckingham Palace si difende dalle accuse. La regina stessa dice di essere preoccupata e dispiaciuta di sentire queste confessioni, mentre il principe William, ormai in freddo col fratello, si chiama fuori dichiarandosi estraneo ai fatti. La stessa Kate Middleton, fonti di Kensington Palace, dicono che è rimasta molto ferita dalle accuse della cognata durante le interviste, soprattutto riguardo a quelle che la vedono far piangere Meghan il giorno del suo matrimonio nel 2018. Chi avrà ragione? Meghan Markle oppure la bellissima duchessa Kate Middleton? Passiamo alla seconda notizia di oggi, parliamo della bellissima pop star J.Lo e di Andrea Rodriguez, i quali dopo 2 anni di fidanzamento e un matrimonio annunciato già diverso tempo fa, si sono lasciati, annullando anche le loro nozze. Un'altra rottura che la pop star già nel passato ha vissuto parecchie storie d'amore finite, matrimoni finiti, che l'ha fatta molto soffrire. La proposta di matrimonio era stata suggellata con un anello di smeraldo da 20 carati in riva al mare, che era stata la più ricondivisa dai tabloid il 3 settembre 2019. Il matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare proprio in Italia, è sempre stato rimandato nei successivi mesi. Addirittura la stessa J.Lo avrebbe svelato qualche dubbio con l'ex stella del baseball e del New York Yankees, dicendo che alla nostra età, con dei matrimoni alle spalle, nei confronti di entrambi, cosa facciamo? Ci sposiamo? Non sono ancora noti i motivi della rottura, ma alcune fonti vicine alla coppia riferiscono che fino a qualche giorno fa la coppia stava ancora progettando il loro matrimonio. Si parla di mesi scorsi di un piccolo flirt tra Rodriguez e la showgirl Madison Lacroix, ma sono arrivate subito le smentite da parte della ragazza, dichiarando di essere stati soltanto amici e di essersi scambiati soltanto telefonate amichevoli. Sarà vero? Come si potrebbe pensare che un uomo possa tradire J.Lo? Voi che ne pensate? Sarà vera questa storia? Passiamo alla notizia di cui tutti parlano, ovvero di Belen Rodriguez, lei ospite a C'è posta per te. Le temperature dello studio si sono effettivamente alzate con la sua presenza ospite di Maria De Filippi. La showgirl, ormai conduttrice e anche imprenditrice, si è presentata in studio con un vestito con un effetto vedo non vedo che lasciava poco spazio all'immaginazione, ma che come sempre le calzava perfettamente. Belen ha lasciato tutti a bocca aperta, o meglio asciutta, con un super balletto da seduta proprio sotto richiesta della Letizetto, che l'ha invitata alla trasmissione per chiederle dei consigli amorosi. Ma Belen ha improvvisato questo balletto sexy in risposta a quella richiesta. Passiamo all'ultima notizia di oggi. Parliamo di Oscar. Di Nick Jonas, dei Jonas Brothers, e sua moglie Priyanka sono stati presentatori delle nomination dei 93esimi Academy Awards di quest'anno per via della pandemia, così come
premiazione per i Golden Globes, la cerimonia è stata posticipata e sarà in remoto da diverse parti degli Stati Uniti e del mondo. Noi italiani siamo di nuovo in lizza con Pinocchio di Matteo Garrone per categoria trucco e costumi e La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Per la migliore canzone originale invece saremo con Laura Pausina di Io sì. Appuntamento la notte del 25 aprile per scoprire se riusciremo a aggiudicarci questi tre Oscar. Voi che ne pensate? Ci riusciremo? Questa era l'ultima notizia. Appuntamento a martedì con altre notizie. Ciao ragazzi!